Il regista dell'horror pugliese d'autore Giovanni Aloisio è tornato nella sala della Puglian Film Commission a Bari per la proiezione di Mouth of Horror, La bocca dell'orrore. Per il precedente lavoro, Nan, in Italian Horror Story, si era scomodato un regista a dir poco leggendario come George Romero, il creatore degli zombie, lasciandosi andare a personali apprezzamenti nei confronti del filmmaker pugliese e del suo stile registico, anche l'ultimissimo suo lavoro, uno psicothriller, presentato a Bari lo scorso mercoledì 14 giugno. Il film ha ricevuto il beneplacito di una personalità molto nota, il maestro del genere horror e thriller Dario Argento. Il nuovo film di Giovanni Aloisio si chiama Mouth of Horror. Veramente dimostra quanto questo giovane regista abbia forza, interesse, padronanza della tecnica, veramente un buon lavoro. All'evento, con lo stesso regista, ha partecipato anche il cast tecnico ed artistico, gli interpreti Agata Paradiso, Domenico Tacchio, Celeste Francavilla, Liliana Lepore, Emanuela Roffo, il direttore della fotografia Romualdo Pecorella, lo scenografo e montatore Armando Mola, la sceneggiatrice Daniela Flaccomio, i professionisti del make-up e hairstyling di Andrea dell'Accademia New Apanf, diretta da Luigia Sergio, la fotografa di scena Raffaella Fasano, autrice del backstage delle riprese, e l'ospite Fabio De Nunzio, dal duo televisivo Fabio e Mingo, che ha espresso apprezzamenti per l'ultima fatica horror di Aloisio. Un susseguirsi di colpi di scena con una fotografia direttamente ispirata ai grandi capolavori dell'horror, tra sotterranei pugliesi e caratteristiche strade, che dimostra le potenzialità di narrazione alternativa dei film indipendenti grazie alla sensibilità di uno stile horrorifico che altrimenti verrebbe sovrastato dal cinema e unicamente commerciale, spesso privo di sperimentazioni. Il risultato, più che soddisfacente, dovuto anche alla colonna sonora, dal gruppo metal The Strigas, a cui si deve il brano finale del film, al musicista-compositore Francesco Tresca, il cui sodalizio artistico con Aloisio è iniziato con le sue precedenti pellicole. Un nuovo inizio per un progetto ancor più ambizioso, un possibile lungometraggio in grado di catapultare il sodalizio in una nuova dimensione cinematografica, tra il vecchio e il nuovo, tra la Puglia e la cinematografia internazionale.